oggi vi mostro una cosa molto figa. È una collaborazione fantastica con Lens.com ed è un sito dove potete acquistare delle lenti colorate super fighe e diverse tra di loro. Vieni. Vai amore, vai a farli fare. Schiavo, utilizziamoli questi uomini. Dai, basta. Allora, stavo dicendo, sono stati molto gentili perché mi hanno mandato un sacco di lenti colorate. Ho fatto pure il cosplay di Kira, la principessa di Atlantide. Se non l'avete visto, vi lascio il post Instagram qua, lo potete vedere. È uno scherzo? Ragazzi, quindi niente, mia ragazza sta facendo il caffè e quindi partono colpi, mocha, situation, style. What the fuck is that? These rumors. Morta. Quindi vi lascio anche Instagram, raga, mi raccomando seguitemi perché vi aggiorno di tutto sui social. Mi state scrivendo in tantissimi anche riguardo i percorsi, su come tornare in forma. Sappiate che se mi mandate un messaggio in direct su Instagram vi risponderò subito. Adesso vi mostro come potete vedere i miei occhi. Questi sono i miei occhi naturali, ovviamente castano scuro, lo sapete ormai da secoli, mi seguite. Quindi vi farò vedere l'effetto su occhi castano scuro, ok? Mi hanno mandato tutte lenti chiare, quindi l'effetto sarà proprio reale su occhio castano. Allora ragazzi, come potete vedere troviamo sicuramente la cosa super carina del loro bigliettino, proprio come tipo la visita appunto dall'oculista con le scritte, una più piccola dell'altra, troppo carino. Poi abbiamo queste lenti che sono le acquerella, che durano come vedete un giorno, quindi di conseguenza diciamo che oggi non ve le mostro, magari farò un video proprio a parte con queste perché sennò è un peccato. Queste sono veramente fighe quando volete magari fare appunto qualche serata che dura un giorno, insomma. Diciamo, se siete un po' come me, camaleontiche, che vi piace cambiare colore di occhi, giocare sui look, eccetera, io come vedete le ho già messe nelle loro confezioni. Safira, le Aquamarine e le Jade. Adesso ve le mostrerò indossate. Inoltre nella confezione troviamo anche questa stupenda pochettina da viaggio per le lenti. Come vedete abbiamo anche lo specchio, così ci possiamo anche vedere. E appunto questa è ottima ragazzi per i viaggi. Io ho sempre cercato una confezione del genere che avesse anche comunque uno specchio bello grande. I like it a lot. E come potete vedere abbiamo la confezione per il liquido delle lenti, per la soluzione, e anche le pinzette, quindi super super carino. Questo è un sacco carino perché è trasparente, potete vedere immediatamente il colore delle lenti senza aprirle, a differenza di queste che sì, se non scrivete il nome per carità non vedete il colore, anche se c'è comunque il tappo colorato in effetti per differenziarle tra di loro, però secondo me con quello trasparente vedete subito appunto il colore. Ok ragazzi, allora questo è l'effetto delle Jade. Amore, ti piace? Sì. Allora, sexy. Sono queste, sì è vero, sono molto sexy. Sono effetto, allora ricordiamoci ragazzi che queste lenti provengono direttamente da Dubai, anche se la sede è comunque a New York, ma sappiate che sono proprio le lenti arabe, stile proprio, lo stile proprio delle indiane. Non so se avete presente, su Instagram è pieno un sacco di arabe indiane che quando si truccano hanno questi occhi chiari, utilizzano queste lenti. E sono fenomenali, guardate il risultato, cioè sembrano, non dico che sembrano miei perché giustamente mi conoscete che ho gli occhi castani, però se non mi, ok, conosceste, cioè l'effetto è molto bello, ok, molto naturale. Allora vi dico la verità, per chi porta le lenti a contatto, ok, quindi importante da dire, per chi porta le lenti a contatto vi dico, la sensazione della lente annuale si sente, perché comunque le lenti annuali sono più grosse, raga, cioè non so se lo sapete appunto. Le lenti mensili sono più sottili, quindi io sono abituata a quelle mensili, le sento pochissimo, invece queste un pochino le sento, ma vi giuro, tempo neanche 5 minuti, 10 minuti, vi si abitua l'occhio a posto. Quindi questo è l'effetto, vi zoom un attimo per farvi vedere meglio. Comunque raga, è una figata. In questo periodo di coronavirus, se tu indossi la mascherina, no? Tipo della serie, non sai che cosa mettere.
come rossetto, eccetera, ti metti la mascherina, indossi lenti tutti i giorni diversi, I'm like, yes, vero? Cioè, della serie, puntiamo sugli occhi. Io ho anche le lenti graduate, questo è importante da dire. Ci sono tutte le graduazioni, o comunque si possono ordinare, non è un problema. E sappiate che, sorpresina, sorpresona, avete anche il mio sconto. You know, è che sta registrando il video delle lenti. Ok ragazzi, queste sono le Saphira. Allora, ok, queste sono le Saphira, insomma, blu zaffiro. Come vedete, questo è l'effetto fantastico. Questo, raga, esce benissimo un cosplay dove c'è bisogno degli occhi blu, per esempio Ariel. Figo, proprio un blu. Cioè un blu reale, non un blu di quelli proprio sparati. Cioè questo è proprio effetto anche lupo. Questo è figo se vuoi fare il trucco lupo per Halloween. Lupo, lupacchiotta, oh my god, yes. I am a lupacchiotta for Halloween, you know what I'm talking about. Lupacchiotta. Ok, vi zoomo queste. Ricordate che io ho gli occhi, raga, quasi neri, non proprio neri, ma un castano veramente scuro. Credo che siano abbastanza visibili. Ah, ecco, sai che cosa si può fare anche con queste lenti Frozen? Raga, Elsa vi esce top. Allora, queste sono ancora più naturali, queste si chiamano Aquamarine. Sono proprio color acqua, cioè nel senso color, non so come spiegarlo, un turchese molto leggero. Sto un po' soffrendo, sto lacrimando perché ne ho provato tre paia, quindi credo sia normale, ragazzi. Queste sono molto leggere, molto tenui e mi ricordano in effetti il colore di Anna, la sorella di Elsa di Frozen, perché Elsa ce li ha più ghiaccio, invece Anna ce li ha un po' più sul verdognolo. E quindi questo è l'effetto. Quindi ragazzi, vi ricordo che avete il 10% di sconto con il codice Debbie, quindi vi lascio ovviamente tutti i link nell'info box. Mi raccomando, guardate sempre l'info box perché vi metto sempre delle informazioni importanti. E quindi nulla ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video un po' diverso dai soliti video e quindi ci vediamo al prossimo. Credo che sia molto carino anche per il back to school, perché comunque sapete un po' col problema che stiamo vivendo in questo 2020, un po' giocare con i cambiamenti, essere un po' camaleontiche come me è divertente e a me non dispiace sinceramente affatto. Poi come sapete io adoro cambiare e infatti vorrei anche fare un sacco di cosplay e queste lenti potrebbero essere veramente un'occasione. Quindi, avendo fatto Kida, la principessa di Atlantide, l'ho fatta anche su TikTok, quindi vi lascio il TikTok ovviamente anche nell'info box. Vorrei fare altri cosplay, consigliatemi quale cosplay dovrei realizzare. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi sui social e like a questo video. Ciao, alla prossima!